Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere il nuovissimo aggiornamento per quanto riguarda il compleanno di Adopt Me, il quinto anno di Adopt Me. Andremo a vedere il nuovo pet, andremo a vedere un po' di cose, ma prima di iniziare questo video mi raccomando, come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre, giù in descrizione potete trovare un sacco di abbonamenti come il link per il gruppo Roblox, il link per gli abbonamenti del canale o il link al mio server privato, e nel mio gruppo Roblox trovate anche il merch sempre di Roblox, quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Ok, sono super emozionato perché oggi vedremo l'aggiornamento del compleanno del quinto anno in cui insomma è nato Adopt Me e stato fatto, non lo so, non so come dirlo. Comunque andremo a vedere l'aggiornamento e sono super emozionato perché ho visto qualcosina. Sto registrando questo video tardissimo, sono le 11:55 e sono anche stanchissimo, tra l'altro, che novità, perché ho rifatto, diciamo, il mio setup. Quindi ieri non ho postato perché sono stato super impegnato, ho fatto tutta la postazione, ho una nuova scrivania, ho dovuto rifare tutti i cavi, ho fatto una specie di muro, ovvero la parete dietro al computer, come dire, è tipo non verde di colore, ma è tipo fatta con l'erba finta, foglie finte, insomma è fatta tipo come se fosse una parete verde, non lo so, un giardino, non so come chiamarlo, insomma è tipo una finta parete fatta di erba e foglie e cose, insomma, comunque niente. Quindi per questo che ieri non ho postato, perché ci ho messo tipo 6-7 ore a fare tutto quanto, e se sto parlando un po' sottovoce è perché appunto dormono tutti, quindi non posso svegliare tutti strillando. Comunque in ogni caso lasciamo stare il setup perché oggi andremo a parlare dell'aggiornamento e Adopt Me quinto compleanno. Veramente sono super emozionato. Dice che è il quinto compleanno, che c'è la nuova farfalla e i nuovi accessori, veramente abbiamo tutto. Ah, vero, abbiamo anche la nuova furniture, non lo stavo dimenticando. Ce la dimentichiamo sempre un po' la furniture, perché con tutti questi aggiornamenti passa sempre un po' inosservato. Tra l'altro ho rifatto la skin, per chi vede. Ok, sì, prendiamo la ricompensa, non l'ho neanche presa. Vediamo se ci posso prendere qualcosa. No, nulla. Qui ho il Bad Dragon che mi fa le feste. E stavo dicendo che ho cambiato la skin. No, vabbè, ma che carino. Hanno rifatto, voi non penso che potete vederlo perché ci sono io sicuramente sulla sinistra. Però c'è scritto birthday, praticamente la task board l'hanno aggiornata e c'è scritto birthday. Ah, ok, dura una settimana. Allora, stavo dicendo, ho cambiato la skin, vedete. Ho cambiato un po' i vestiti, ho messo un cappello, quindi un po' diversa. Per chi guarda i miei shorts sicuramente l'avrà già vista. Ma sono veramente emozionato perché voglio andare subito al centro e vedere un po' l'aggiornamento. Il santuario delle farfalle non ci dovrebbe essere più, se non sbaglio. No, appunto, hanno rimesso di nuovo il petware al suo posto e voliamo col Bad Dragon e andiamo a vedere. Ecco, lo vedo già, è bellissimo lo stand. Oh mio Dio, devo andare assolutamente a farci degli shorts in questi giorni perché rimane solo per una settimana ed è troppo carino. Oh mio Dio. Ragazzi, ma è bellissima la farfalla, non sto scherzando. È molto più bella rispetto a quella dell'anno scorso. Cioè, secondo me è molto più bella. Cioè, guardate i dettagli, è bellissima. Allora, ok, stop ride. E cosa voglio andare a fare? Voglio vedere un po' di roba. Allora, la coccarda non mi piace. Ok, sì, prendiamo i soldi. Stavo dicendo, la coccarda non mi piace. Non mi piace neanche questo. Non mi piace neanche questo. Ma dai, ma veramente? Questo mi piace parecchio e vorrei andare a comprarlo. Lo compro, sì, lo compro perché è bellissimo. Mi piace un sacco la torta. Poi abbiamo le scarpette che non mi fanno impazzire. Ma il cappellino è bellissimo. Vado a comprarlo il cappellino. Non so se comprare il cappellino. È troppo carino, ragazzi. È troppo carino. Sono indeciso. Sicuramente lo andrò a comprare. Cos'è? Lo sparaconfetti. Oh mio Dio, 2500, è leggendario. Questo qua assolutamente da comprare perché secondo me diventerà molto raro in futuro. Questo però mi piace un sacco, il cappellino, dai. Non lo compro ora solo perché non è che non mi bastano i soldi, ma devo fare una cosa con i soldi. Ma è bellissima la torta, cioè ragazzi è bellissima. No, ma guardate che carino. Ok, l'ho messo al Bad Dragon, dai, guardate che carino la torta. Però è appunto, se la cavalco ho una torta dietro la schiena, vabbè, non importa. Però è carina, secondo me ci sta come cosa. E dicevo, sarebbe stato carino se si sarebbe potuto tipo, ok basta, il Bad Dragon si sta lamentando. E questo qua è il nuovo pet, che è dentro una scatola, è super carino. Cioè io ho visto molti commenti negativi per la farfalla, ma a me piace. No, la compriamo assolutamente, sì, compriamo la farfalla. Ragazzi, ma è stupenda. Oh mio Dio, è bellissima. È veramente bella. Sì, lei ha già sete. Allora andiamo a vedere un po' di cose. Allora, costicchia un po' perché 1500 è tanto, veramente tanto.
Però mi sembra che hanno mantenuto un po' come l'anno scorso. Allora, voglio andare a vedere se la rarità, sì, appunto, è un non comune. Quindi è come esattamente la vecchia Butterfly, che ve la faccio vedere. Butterfly. Ok, questa qua è la vecchia Uplift Butterfly, ed è sempre non comune e costava sempre 1500. Io purtroppo non ho partecipato all'evento, però sì, costava 1500. Cosa andiamo a fare? In realtà non ho la più pallida idea. Sicuramente voglio andare a vedere sul... Ma è bellissima, ragazzi, non aspettate un attimo. A me piace un sacco questa qui, è veramente veramente bella, e sono veramente curioso di vedere come Neon e Mega. Sicuramente la farò forse sia Mega che Neon, perché è un non comune, quindi un non comune per farlo Neon e Mega è molto 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 più veloce di un leggendario. Ad esempio, per fare il Cerbiatto, il Fellow Deer Neon, ci ho messo un po', tipo mi sembra 3-4 ore, 3 orette, però c'era già qualcosa che era già un po' cresciuto, quindi non conta. In teoria con i non comuni ci dovessi mettere di meno, tipo un 2 orette, un'oretta 2 dovrebbero essere Neon. Allora andiamo a vedere, sì, per origine. Ok, l'abbiamo qua, Birthday 2022. Ok, lei è bellissima ovviamente. Neon, non è che mi faccia impazzire Neon, perché giallina così non lo so, però vabbè, ci sta, ma non mi fa impazzire. E Mega, sì, Mega è molto 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 più bella, perché Mega ci sta con tutti i colori. Vabbè, dai, niente di... Cioè, mi aspettavo... Ci sta, cioè me l'aspettavo diversa, cioè pensavo fosse meno carina, invece è più carina, perché ho visto che molti sono lamentati, tipo, ah, non mi piace, ah, non... Ma secondo me non hanno... Cioè, secondo me hanno fatto un buon lavoro, è davvero bella. Quella dell'anno scorso, allora, andiamo a prendere un attimo quella dell'anno scorso. Anche questa è molto bella in realtà, Però non lo so, cioè secondo me questa qua è fatta meglio, cioè è più curata, vedete, ha più dettagli. Allora, voglio andare a vedere, nel mentre che sono qui, ok, sì, nel tabellone, domani ci sarà l'aggiornamento dell'autunno, di già... Siamo già al 20, veramente assurdo, però sì, c'è già l'aggiornamento d'autunno. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo un foulard rosa che non ci interessa, un papillon rosa che non ci interessa, gli occhiali neri non ci interessano, e abbiamo dei sandali che non ci interessano. Quindi non ci interessa nulla. Mi sono perso la farfalla, sì. La farfalla è sparita. Secondo me hanno fatto un bel lavoro con questa farfalla, a me piace un sacco. Poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate sotto nei commenti. Vorrei andare a fare Fly Ride, ma qual è il problema? Non ho veramente, cioè non ho nessuna pozione e non ho neanche i Robux al momento. Questo qua è un server italiano, tra l'altro. Ah, qui abbiamo la Butterfly. Non ho neanche la più pallida idea di quanto valga in classifica, cioè dovrei andare a vedere. Io veramente provo a farla Neon il più presto possibile, perché secondo me se la faccio Neon ora andrà a valere molto molto di più. E niente, cioè in realtà non c'è nient'altro. Volevo andare a vedere un po' di cose in realtà, tipo sul sito. Allora, se andiamo su Adopt Me Trading Values, in realtà non ho la più bella idea se hanno già aggiornato il sito o meno. Adesso andiamo a vedere un attimo. Io non la vedo. Qui c'è la vecchia Butterfly, e ok, ma quella lì sarà un po' più su se c'è, ma secondo me non l'hanno ancora messa, perché non riesco a vederla. Infatti no, secondo me non c'è. Provo a vedere se qui tra le offerte la vedo, essendo nuova, ma se non c'è significa che non l'hanno ancora messa. No, infatti non c'è. Quindi rimane la domanda: quanto vale questa, questo pet? Allora, lui ha sonno. Ha sonno e sete. Dovrei andare a fare qualche missione. In realtà pensavo ci fosse qualcosina in più, tipo avessero messo, che ne so, tipo dei veicoli o delle robe. In realtà no, hanno messo solamente petware e questo pet. Quindi secondo me ci sta, perché l'anno scorso non hanno messo neanche i petware. Però, ok, aspettate, qua c'è qualcosa. No, niente, c'hanno tutti la uplift. Uplift, ce la posso fare. Uplift, sono la vera Robby. Sì, certo, la up, no veramente raga, Uplift Butterfly. Però non vedo nessun tipo che ce l'ha Neon. Poi questo qua non è che è proprio un server ricco. Intanto la metto a bere e volevo vedere anche un po' il tabellone, che tanto io, cioè più lo guardo più veramente. Però questa settimana, siccome non c'è molto, nel senso, cioè hanno messo un nuovo pet, quindi sì, andrò a fare dei contenuti riguardanti il nuovo pet, tipo Neon eccetera. Però essendo che non hanno messo 10 pet come al solito, posso andare a concentrarmi a fare qualche contenuto, tipo posso registrare qualche video scambio. Quindi dove cerco tipo di ottenere, non lo so, tipo la Butterfly che mi manca, quell'arancione, i Chow Chow che veramente, cioè... E niente, insomma, posso provare a ottenere un po' di pet. Voi che ne dite? Vi va se faccio qualche video scambi? Perché da un po' che non li faccio, a me manca, cioè nel senso, io adoro fare gli scambi. Secondo me è una delle cose più belle di Adopt Me, quindi... è da un po' che non registro un video scambi proprio dove cerco di ottenere i pet che mi mancano, quindi secondo me può essere una buona idea. Sono uscito a casissimo dalla nursery quando potevo effettivamente fargli le missioni, cioè la missione del sonno lì, ma ci sono... Andando a scuola, vabbè, non importa. Raga, non so che dire, cioè...
Ecco lo sbadiglio. Non c'è molto da fare, sbarra guardare, nel senso, il pet è quello. Cioè, vedete, guardate, ho fatto due missioni e già quasi a metà, cioè ci mette veramente niente. Guardate, se ne faccio un'altra e sarà oltre la metà, nel senso, vedete come si fanno in fretta i pet non comuni o comuni, è già lì. Quindi è veramente semplice fare i pet comuni o non comuni, full grown, ve lo assicuro. Quindi approfittatene, quando escono dei pet nuovi, comuni o non comuni, fateli subito neon oppure mega, perché vi offrono un sacco e voi ci guadagnate. Cioè io sia con, non mi ricordo, cioè anche con la roccia neon, mi sembra che il pulcino neon, veramente, cioè sono andata a vincere, mi ha dato tipo la mucca neon più ad. Quindi vabbè, direi di concludere qua questo video. E secondo me questo sarà un video molto 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 corto, ma veramente non so che fare, nel senso, ho preso il pet, ho visto i petware, ho fatto praticamente tutto. Quindi in ogni modo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo aggiornamento nei commenti. Vi piace, non vi piace, vi piace la farfalla, non vi piace la farfalla, avete già comprato il pet, l'avete già fatto neon, fatemi sapere sotto nei commenti. Come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao.